Mare di Espressione di Caffè. Da primo spareggio per il primo e secondo posto è andato a Glastonstone, adesso è una partita combattuta, che però poi da subito avete, diciamo, messo le basi per portarla a casa, perché avete messo quei 6-7 punti che in un torneo del genere poi fanno la differenza. Abbiamo visto che rispetto alle prime due hai preso più in mano la squadra, anche da iniziazione e poi in fase di finalizzazione. Oggi, e oggi avete dimostrato finalmente di essere la favorita, come dicevano agli esordi. Come avete, cioè, pensi come me, oppure hai delle diversità di pensiero, vedi un po' diverso rispetto a me? Sul fatto che siamo la squadra favorita, beh, si può dire così, però si sa che poi alla fine non è detto che la spunti su dei problemi del genere. È stata negli anni passati, quindi questo conta relativamente. E per quanto riguarda la partita di oggi, sì, abbiamo avuto, abbiamo cercato di imporre il nostro ritmo sin da subito, perché comunque ci si giocava il primo posto del girone, che era importante. Poi, come dico sempre, vincere aiuta a vincere, quindi cerchiamo sempre la semifinale, poi confermare quanto è stato questa partita. Secondo me invece voi, la squadra, diciamo, di casa, una delle squadre di casa, siete ieri, non siete sembrati molto in palla, avete anche ribaltato contro la vostra, quello che poteva essere il pronostico contro la squadra che arrivava molto carica, invece oggi forse avete partito la maggiore fisicità dell'avversario. Fisicità, poi anche col fatto che loro per male sono una squadra che gioca insieme, anche giocato insieme durante l'anno. Avevano un po' più di giochi, tipo facevano doppie uscite, qualche blocco. Noi siamo un po' più, diciamo, gente che si ritrova a giocare al campino e si cerca di giocare insieme, ma nessuno gioca insieme durante l'anno. Quindi poi loro sono un po' più esperti, noi siamo per normali ragazzi, siamo 95, tanti ragazzi, e comunque, cioè, loro sono più forti, sono favorita, noi ci abbiamo provato poi. Allora, ti voglio chiedere una cosa, visto che comunque siete due giocatori similari a livello. Come affronteresti questo gioco? Cosa? Attacco o difesa? Difesa, cioè, come difenderei? Come difenderesti questo gioco? Sdoppio uscita di solito, cioè due blocchi, uno qui e l'esterno va di qua o di qua, differentemente, e poi a regola o dalla palla sotto, o se no lungo sale e blocco. Doppio uscita di solito insegui e poi vedi. Cioè, non devi fare come lui che te lo attira. Insegui, perché se passi, se blocca qui e ti sei difensore e cerchi di passare in mezzo, quindi scherzare il blocco, abbassare un grado rispetto di lui, si allontana, passaggio lungo e tira a te. Ok, allora faccio una domanda invece ad Alea. Abbiamo cercato di mettere dentro due soluzioni offensive, una terza è un pick and roll sul lato di campo, giusto per dare un'idea d'attacco, però come dicevo anche ai miei compagni, su tornei come questi qui, dove l'arbitraggio tende a lasciar correre di più, c'è più spazio per lo spettacolo, diciamo, non è facile giocare organizzati, quindi si lascia sempre spazio magari a un gioco più estemporaneo come può essere un pick and roll. Abbiamo cercato di mettere dentro questi due giochi che vadano bene per gli esterni e per i lunghi, per sfruttare i lunghi spalle a canestro. Diventa fondamentale, ecco, il ruolo di tutti quanti, non del singolo, perché per esempio noi abbiamo l'altro gioco
che è una gabbia praticamente. Qua c'è il playmaker, qua c'è l'esterno, e qui l'altro esterno. Il playmaker si sposta e qui parte un blocco tanto in stadio. I due lunghi vanno a bloccare per questo qui che esce, riceve palla, e poi ci sono altri due blocchi in sequenza per l'esterno di qua. Esatto, qui ci sono più soluzioni perché c'è l'esterno che può ricevere palla e tirare se c'è spazio, oppure mettere palla sotto e andare a lungo. Come abbiamo visto prima, che è servito tanto il tiro, è servito come attore. Esatto, perfetto, perfetto. Ringraziamo le finali, speriamo insomma in semifinale che c'è una partita altrettanto bella. Grazie. Thank you.